variante Gimar, il comitato fanese raccoglie 5.000 firme e distribuisce 20.000 locandine contro quello che definisce uno scempio ambientale. Celebrata in forma ridotta la festa della Madonna del Ponte Metauro, una delle ricorrenze più sentite da tanti fanesi. Siamo devoti ormai, è una tradizione, quindi una visita è doveroso. Rifiuti a terra e cassette delle lettere di Velte, la rabbia dei residenti di Viamura San Gallo a Fano che chiedono più controlli delle forze dell'ordine. Dall'Italia, Germania, Belgio e Stati Uniti sono attesi centinaia di atleti alla 18ª edizione della Colle Marathon, alla gara internazionale Barchi Fano, anche Mister 1000 Maratone e 72enne Antonio Grotto. Buonasera e bentornati sul canale 19 del Digitale per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lutto nel mondo dell'imprenditoria per la prematura scomparsa di Roberto Semprucci, 50 anni, fondatore insieme al fratello Simone del mobilificio MCS Mobili di Villa Grande di Monbaroccio. La notizia si è diffusa questa mattina quando l'azienda ha annunciato ai dipendenti che oggi sarebbe rimasta chiusa. Il tuo modo di affrontare il lavoro, hanno scritto in un post pubblicato su Facebook, è in tutti noi. La tua forza è stata trasmessa e il tuo compito portato a termine. Ti ringraziamo per ciò che sei stato, hanno concluso, e per ciò che sarai ancora una volta al nostro fianco. A Fano oggi è stata celebrata la festa della Madonna del Ponte, un appuntamento fisso per tanti fanesi in onore di Maria, proclamata patrona dei marinai da Giovanni Paolo II. Vediamo il servizio che è stato curato da Filippo Pucci. Santa Maria di Ponte Metauro è uno dei luoghi religiosi più cari alla città di Fano e visitata soprattutto nel periodo di Pasqua, visto che il martedì successivo si festeggia la festa del santuario. Situato lungo la strada statale 16 in prossimità del ponte che scavalca il fiume Metauro, nei secoli il santuario è stato una meta per molti pellegrini. Nel 1399 il più noto lo fecero i riminesi, guidato da Carlo Malatesta, per ringraziare la Madonna del Ponte per la fine di una grande pestilenza. Nel 1984 invece Giovanni Paolo II, durante la sua visita a Fano, incoronò il quadro della Madonna nominandola protettrice dei marinai, proprio come ricorda la lapide affissa nella cappella di sinistra. Una festa molto sentita, proprio come ci ricorda il nuovo parroco Don Antonio Interguglielmi. Questa festa è molto sentita dai fanesi perché questo è il santuario mariano della città di Fano, quindi anche oggi vediamo un grande afflusso di persone, e è una tradizione che continua e che dopo il Covid riprendiamo quest'anno con molto entusiasmo. Dopo due anni con restrizioni e celebrazioni dimezzate, quest'anno il programma è ritornato al suo tradizionale svolgimento, ma senza la storica pesca di beneficenza. Per via del Covid non abbiamo preferito non farla, però l'appuntamento è per il prossimo anno, il 2023, anche se comunque quest'anno abbiamo pensato di fare un banchetto con cappellini, delle immagini della Madonna, dei libri, sempre per raccogliere delle offerte per la nostra parrocchia. Ad allietare le celebrazioni con brani religiosi, il coro parrocchiale che ha animato le sante messe ogni ora fino alle ore 18, messa nella quale ha celebrato il vescovo della nostra diocesi, Monsignor Armando Trasarti. E siamo devoti ormai, è una tradizione, quindi una visita è doveroso, sì, era molto più sentita tanti anni fa, ma tanti anni fa, adesso con il Covid t'ha fermati un po' tutti. Io sono della parrocchia di Rosciano, fin da quando ero bambino che vengo tutti gli anni regolarmente, e per me quindi di voler dire una tradizione che non posso lasciare. Sento proprio il bisogno di venire qui questo giorno a fare, voglio dire, alla Madonnina, a fargli una visita. Capito? Quindi ci tengo, mi piace molto. Tornare qui è un tornare un po' bambini, un tornare un po' all'ingenuità e alle cose belle, però piano piano riprenderà tutto, siamo convinti di questo e la Madonnina aiuterà in questo. È del ponte, quindi farà da passaggio da una situazione triste a qualcosa di meglio.
Ancora cronaca, la squadra mobile e il personale del commissariato di Iesi hanno arrestato un 33enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nell'ambito di un'attività investigativa, gli agenti lo hanno seguito per giorni cercando di capire con quale modalità trasportasse le sostanze stupefacenti che poi spacciava ad Ancona. Il giovane, con precedenti penali, è stato fermato vicino alla fabbrica in cui lavora saltuariamente. I poliziotti hanno perquisito la sua auto e dopo aver individuato il singolare nascondiglio all'interno di un doppio fondo realizzato nel paraurti anteriore con accesso dal passaruote, hanno rinvenuto 11 grossi involucri di marijuana di diversa forma e del peso complessivo di un chilo. Nella sua abitazione invece è stato trovato il materiale utilizzato per il confezionamento della droga. L'indagato è stato portato nel carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torniamo a Fano, dove continua la battaglia contro la variante di Gimarra. Il comitato ha distribuito più di 20.000 volantini ed è pronto ad un altro incontro con esperti del settore per ribadire il no a quest'opera che, secondo i residenti, ridurrebbe la qualità della vita senza risolvere i problemi di traffico. Variante Gimarra, una storia di ignoranza e arroganza politica. I soldi pubblici vanno spesi per soluzioni utili, condivise e che guardino al futuro. Si apre così il volantino che il Comitato per la Salvaguardia della Trave, Arzilla e Gimarra ha distribuito nelle case dei fanesi. L'obiettivo è quello di raccontare le criticità e le possibili alternative al progetto, sensibilizzando le persone a partecipare alla raccolta firme per fermare quello che definiscono il più grande scempio ambientale della storia di Fano. Giorgio, quanti volantini sono stati distribuiti? Allora, il comitato No Variante Trave Gimarra ha distribuito circa più di 20.000 volantini su tutto il territorio fanese, andando a coprire tutte le famiglie. La distribuzione è stata capillare e nel volantino riprendiamo i punti salienti, diciamo, delle vicissitudini legate alla No Variante Gimarra e abbiamo illustrato con delle immagini abbastanza semplici, così lo speriamo, e con dei punti abbastanza sintetici dei vari personaggi che sono intervenuti, dove uno può leggere tranquillamente e vedere che cosa stiamo facendo e dove siamo arrivati. Ecco, risulta però anche il nome del sindaco di Fano, Massimo Seri. Sì, abbiamo messo anche al primo posto, qui abbiamo messo Massimo Seri, sindaco di Fano, però tra parentesi bisogna leggerlo anche nel periodo elettorale, perché questo era quello che ci aveva promesso a tanti cittadini, che appunto era stato sempre contrario a questa realizzazione, come tanti altri amministratori che l'hanno preceduto. Invece oggi pare che non sia così? Beh, oggi, ma noi qui sorridiamo questa volta, abbiamo messo nel periodo elettorale, adesso vedremo un attimo, non sembra così proprio, anzi, da come ci risulta l'amministrazione, la giunta Seri sta continuando a sperperare del denaro pubblico perché sta dando incarichi a destra e a sinistra. Poco tempo fa era la Sintagma, oggi c'è un altro consorzio, diciamo, di aziende, paghiamo sempre noi, soldi sprecati perché sono soldi che dovrebbero essere utilizzati per un'altra opera. Quella suggerita dal Comitato per il collegamento Nord consiste nella realizzazione, insieme ai comuni di Mondolfo e San Costanzo, del completamento delle opere compensative dal casello di Marotta alla rotatoria di Tombaccia utilizzando la strada di mezzo, poi adoperando le strade provinciali esistenti e i tratti già costruiti da società autostrade, il percorso proseguirebbe fino a collegarsi col futuro casellino a Fenile. Infine, il collegamento con la viabilità di Pesaro, utilizzando anche qui viadotti e sottopassi già esistenti. Su questa linea, secondo il Comitato, l'amministrazione del sindaco troverebbe il pieno appoggio da parte della giunta regionale, che invece non sostiene la variante di Gimarra, per la quale nega qualsiasi contributo economico. Una complanare che arrivi, che segua tutta la provincia pesarese e vada in Romagna. Questa è la nostra soluzione. A breve cercheremo di fare un ulteriore incontro tecnico, per cui magari rinviamo a quella sede i dettagli specifici. Come mai non condividete quel progetto? Allora, il progetto non viene condiviso perché secondo noi non si sposta il problema del traffico cittadino. Per spostare il traffico dal centro storico e dalla città di Fano bisogna fare una complanare, diciamo, una strada che porti fuori delle mura, fuori di Fano. Qui, come vedete, siamo in piena zona residenziale, per cui portare il traffico qua e non aver risolto nulla, è spostare il problema da una zona all'altra. Non è la soluzione.
Il sindaco di Fano Massimo Seri è risultato positivo al Covid, le sue condizioni di salute sono buone, si trova in isolamento domiciliare. A sostituirlo negli impegni istituzionali sarà il vice sindaco Fanesi insieme agli altri membri della giunta. Le vostre segnalazioni. I cittadini di Viamura San Gallo sono disperati. Uno dei messaggi arrivati alla nostra redazione per denunciare gli atti vandalici compiuti in questa via del centro storico di Fano. Da ultimo sabato scorso, quando qualcuno si è divertito a ribaltare cartelli della segnaletica stradale e a rompere pannelli e le cassette delle lettere. Qui non si vive più, ha commentato una residente che ci ha telefonato. Ogni fine settimana troviamo sorprese, ha aggiunto invece il reporter di strada che ha scattato queste fotografie. Ci sono ragazzi che rompono tutto quello che trovano. Spero che prima o poi, ha concluso nel messaggio, il sindaco e le forze dell'ordine prendano le decisioni più opportune. E più controlli sono richiesti anche nei pressi della pineta di Ponte Metauro, vicino al fiume, da dove ci è arrivato questo video di un'area verde, per lo più sterpaglie, andati in fiamme. Si tratta di una zona inaccessibile, ci hanno spiegato, perché è delimitata da una sbarra, ma da qualche tempo non c'è più nemmeno il lucchetto e diverse persone quindi accedono. Invece altri reporter di strada ci hanno segnalato una buca pericolosa in via del lavoro, qui siamo sempre a Fano. E poi un palo che si era staccato da terra nel 2021 a causa del forte vento in via Le Brecce a Calcinelli di Cogli al Metauro. Nonostante le chiamate fatte a Telecom, ha scritto il telespettatore, è tuttora penzolante. In pratica è il filo che regge il palo. Ho chiamato anche i vigili del fuoco, ma mi hanno spiegato che non è di loro competenza. Aspettiamo che cada in testa a qualcuno, ha concluso sarcasticamente. Cambiamo argomento, proseguono le iniziative organizzate da Centrale Fotografia, in programma un nuovo corso e la presentazione dell'ultimo libro di Giovanni Zaffagnini. Presidente, domani prenderà il via questo nuovo progetto didattico? Sì, da mercoledì 20 aprile inizierà appunto questo nuovo progetto che vuole trasmettere la padronanza del linguaggio visivo e quindi in qualche modo vuole avvicinarci al clima di Centrale Festival, il festival più importante delle Marche dedicato alla fotografia di ricerca. Quali temi verranno trattati? I temi sono particolari, cioè partiremo dall'errore fotografico, che è una lettura di tipo filosofico, che in qualche modo ci dà subito la capacità di fare delle fotografie che sono libere da schemi retorici. Poi arriveremo anche a fare una fotografia di documentazione un pochino più introspettiva, fino ad arrivare alla messa in scena, cioè praticamente a inventarci quello che dobbiamo fotografare. Ecco, sono in programma 5 appuntamenti, ma è ancora possibile iscriversi? Sì, tra l'altro la modalità è online, quindi si stanno iscrivendo anche persone fuori dalla regione. Faremo quindi questo progetto interattivo dove guarderemo degli autori, guarderemo le nostre immagini, le discuteremo e cercheremo di riflettere sul linguaggio fotografico. Venerdì invece è prevista la presentazione di un libro. È un libro davvero importante, realizzato da Giovanni Zaffagnini, che è un fotografo che viene dall'etnografia, ma praticamente oggi è diventato uno dei più importanti fotografi di ricerca. E in questo caso, con sovversivi, analizzerà alcuni letterati e quindi gli darà la macchina fotografica, e quindi questi lavori sono molto contaminati dalla letteratura. E ci sarà anche un ospite d'eccezione. Sì, il poeta Marco Ferri rifletterà sul rapporto tra fotografia e letteratura. A che ora l'appuntamento? Siamo alla sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano alle 17:30. Fervono i preparativi per la 18ª edizione della Colle Marathon, che torna l'8 maggio con ospiti internazionali e atleti dagli Stati Uniti, Germania e Belgio.
Ai nastri di partenza la gara Barchi Fano, la maratona internazionale dal Colle di Barchi nel comune di Terre Ruveresche al mare di Fano. L'appuntamento è per domenica 8 maggio sul classico itinerario che attraversa i centri storici di Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piaggio, Cerasa e San Costanzo, per poi tuffarsi verso la città della fortuna con arrivo previsto alla Rocca Malatestiana. 18ª edizione, siamo maggiorenni quest'anno perché l'ultima nel 2019 l'abbiamo fatta, quindi ci sarà la maratona che parte da Barchi alle 9, in contemporanea partirà da Mondolfo la mezza maratona. È un'emozione che vogliamo regalare a tutti quanti, sia partecipanti sia a tutti quelli che ci aiuteranno sulle strade, quindi siamo tutti protagonisti in questa maratona perché sappiamo bene che è la maratona dei valori. Attesi per la gara circa 1500 atleti, la metà ha già inoltrato la propria iscrizione. Saranno presenti numerosi e prestigiosi testimonial, tra questi l'ultramaratoneta Marco Olmo, 73enne di Alba, che ha disputato anche diverse edizioni della maratona di 240 km nel deserto del Sahara, dove è salito 3 volte sul podio. Poi l'atleta in carrozzina Luca Panichi, il maratoneta Ulderico Lambertucci, autore di imprese incredibili tra cui il Coast to Coast del 2012, dalla costa del Pacifico a quella dell'Atlantico degli Stati Uniti, per 4.500 km a piedi in poco più di 60 giorni. Non mancheranno le giovani stelle fanesi della velocità, Alice, 16 anni, e Francesco Pagliarini, di 14, e Francesco Berardi, campione d'Europa master di mezza maratona a squadre, ha già assicurato la sua partecipazione anche Mister Mille Maratone, al secolo Antonio Grotto, 72 anni, ex imprenditore, originario della provincia di Vicenza, ma residente a Parigi, che il 30 marzo scorso ha tagliato il traguardo delle Mille Maratone e Ultramaratone, corse in 140 nazioni di 5 continenti diversi. Io arrivo da tutto un altro sport, da deserti e montagne, comunque ogni tanto una mezza maratona la faccio, questa qui mi sembra bella, il posto bello, l'organizzazione è super collaudata, quindi senz'altro una bella gara. Qual è l'esperienza più bella che ha vissuto? Beh, più bella, bisogna sempre vedere, che dà più notorietà vincere 2 volte l'UTMB che la gara che tutti vorrebbero fare e vincere. Posti belli ne ho visti parecchi nei deserti, vincere a Petra una Desert Cup dopo 168 km, passare davanti al tempio dove hanno girato Indiana Jones come vincitore non è male. Quindi poi ho corso in Libia, ho fatto 22 marathon de sable, insomma ho girato, ho corso in Bolivia sul Salar do Uyuri, ho corso in vari posti in Africa, Mozambico, Mali, nel sud dell'Algeria, ho corso in Oman, in Giordania naturalmente, ho corso anche negli Stati Uniti, la Death Valley, che sono andato malissimo. E ora lo attende questo nuovo appuntamento con la mezza maratona di circa 42 km che prenderà il via dalla piazza del municipio di Mondolfo. Dopo un suggestivo giro intorno a uno dei borghi più belli d'Italia, si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà il percorso della gara più lunga. Un evento molto importante per tutta la nostra comunità, è un onore ospitare la mezza maratona Colle Marathon, un evento che promuove lo sport, uno stile di vita sano, ma è anche la maratona dei valori. Oggi più che mai è importante trasmettere questi valori nelle nostre comunità, e in più è un modo anche per promuovere i nostri bellissimi territori. Ci saranno tanti atleti che vengono da tutta Italia ma anche dall'estero, e sarà un piacere farli conoscere nelle nostre bellissime colline, i nostri bellissimi territori, la nostra provincia e la regione Marche. Che questa sera Fano TV ringrazia i suoi sostenitori: Pietro Melani, un anonimo residente a Fano, Massimo Mencucci, Lucio Cecchetti, Pasquale Amatori, Davide Colangelo, Elisa Pattis. Grazie a tutti i sostenitori e grazie a voi telespettatori che avete deciso, avete scelto il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, che torna domani sera come sempre alle 20:30. Buona serata.